ospite al Lucca Film Festival per presentare il suo primo lavoro da regista, il romano Vinicio Marchioni è oggi uno degli attori maggiormente apprezzati del cinema italiano. Conosciuto dal grande pubblico grazie alla sua caratterizzazione nel ruolo del Freddo per la serie Romanzo Criminale, che tratta dei fatti legati alla banda della Magliana, negli ultimi 10 anni Marchioni ha potuto lavorare ad importanti produzioni, anche internazionali, e nel 2011 ha ottenuto una candidatura come miglior protagonista ai David di Donatello per la sua interpretazione in 20 sigarette di Aureliano Amadei. Da sempre innamorato delle letture di Chekhov, a Lucca ha presentato il suo docufilm Il terremoto di Vania, Looking Chekhov, che parte dal capolavoro Zio Vania dello scrittore russo per indagare l'immobilità italiana post-terremoto nelle Marche attraverso il suo sguardo tragicomico. Sono tutti insieme. Che cosa poteva essere al posto dell'epidemia di tifo di cui parlavi tu? Immaginavo i tuoi personaggi muoversi dentro la piantagione agricola nella provincia russa di fine Ottocento, mentre il grano marcisce, e loro sembrano solo annoiarsi e lamentarsi mentre la vita gli scorre accanto. Cercavo un'idea per sostituirla con il teatro di provincia di cui volevo parlare. Nasce questo documentario da un'ossessione, come dicevi tu, per questo autore, ovviamente un'ossessione artistica. Ho iniziato a studiarlo più approfonditamente 6 anni fa, ormai forse anche di più. Da questo studio è nato uno spettacolo teatrale, Uno Zio Vania, adattato, riadattato, riscritto insieme con Milena Mancini e con Letizia Russo, 2 anni di tournée con lo spettacolo, durante i quali abbiamo iniziato a fare le riprese di questo documentario. Quindi è un documentario che inizia dalle prove di questo spettacolo per portarci poi all'interno dei luoghi terremotati, perché appunto l'adattamento è impiantato in una delle province più colpite dall'ultimo terremoto del 2016. Tutto questo viene raccontato dai luoghi di Chekhov, perché dopo 5-6 anni di studio non ero ancora soddisfatto e volevo andare proprio nel cuore della questione. Quindi ha, come dire, come motivazione far conoscere un po' meglio quest'autore e riportare l'attenzione pubblica anche sui terremotati, su come stanno, su come, però da un punto di vista profondamente umano, diciamo, non politico, non critico, ed è un atto d'amore fondamentalmente per le persone verso i quali ci si dimentica un po' spesso e verso questo autore incredibile, insomma. Nello Zio Vania c'è un passaggio dove si dice: signori, bisogna fare, quindi si parla di resistenza, ma qualcuno sta facendo qualcosa? Ma penso che gli artisti stiano facendo qualcosa, no? Gli artisti non si sono fermati neanche durante il lockdown, se pensiamo a tutte le dirette, le cose che sono state fatte sui social, comunque per tenere compagnia in qualche modo e per continuare a fare cultura anche durante il lockdown. Chi non sta facendo molto è chi lo dovrebbe fare, invece, nel senso, se pensiamo a come sta messo l'ambiente teatrale, che ancora non si sa niente su come potremo riprendere, alle differenze tra regione e regione rispetto a tutte le legislazioni che ci sono, insomma il mondo teatrale sta aspettando ancora una risposta da marzo su come gestire, a parte le chiusure, ma come gestire la riapertura. È inutile riaprire i teatri se non ci sono, come dire, le condizioni per metterci qualcosa dentro, ecco, e per regolarizzare come gestire le cose dentro ai teatri. Famoso libanese. Ti piace viaggiare pesante? Dammi un passaggio che te lo spiego. Che me stai a di Soleri? Che Soleri mi ci chiamano Sole di Guardia. E per tutti gli altri soffretto. Nonostante i tuoi tanti lavori, sei soprattutto popolare per la figura del Freddo nella serie Romanzo Criminale. Romanzo Criminale che per certi aspetti è stata anche criticata perché molti giovani ci si sono identificati in quel periodo. Per un attore esiste una maggiore responsabilità quando si interpreta un personaggio non propriamente positivo? Sì, ogni volta che mi fanno questa domanda, ormai da 11 anni, penso ad Al Pacino in Scarface. Penso in Robert De Niro in Bravi Ragazzi, penso, non lo so, a Marlon Brando in Apocalypse Now. Sarei curioso di sentire loro che cosa risponderebbero a questa domanda, nel senso che un attore viene chiamato per un ruolo,
e un attore deve sospendere qualsiasi tipo di giudizio su quel ruolo, perché altrimenti non sarebbe possibile interpretare nessun ruolo. L'imitazione da che mondo è mondo esiste, però dovrebbe esistere anche una società, una famiglia, una scuola, uno stato che ti dà dei modelli di riferimento migliori di un personaggio, anche se ispirato alla realtà, comunque scritto di fantasia, insomma. Quindi la responsabilità da parte di un attore sta nel fatto di interpretarlo nel miglior modo possibile, perché sennò non farebbe al meglio il proprio mestiere, insomma. Come da ste parti non c'avevi proprio un cazzo da fare. No, che accesso di casa mia si era tappato, non so dove ando a farla, capito? E ridico, capita spesso nella vita, no? E a me non me va di fare i favori a chi mi sei inculato fino a me. A me non me ne frega un cazzo di quello che pensi te, ma come te fai? Un rapporto e un feeling particolare con Francesco Montanari per un tuo ruolo che hai definito forse uno dei più romantici che hai interpretato? Ma sai, per noi è stato come fare l'esame di maturità, è stato come fare il servizio militare, no? Sono quelle esperienze che ti legano per tutta la vita, l'hai fatto te con altre persone, con quel gruppo di persone. La cosa bellissima a distanza di anni è che ancora siamo molto intimi, insomma, ci sentiamo, ci confidiamo anche con Alessandro Roia, anche con Riccardo De Filippis, Andrea Sartoretti, Marco Bocci, Edoardo Pesce, insomma, fortunatamente da quella serie sono usciti degli attori che grazie all'occhio lungo di Stefano Sollima e di Sky e di Cattleya che ci hanno dato sicuramente la più grossa opportunità della nostra vita, insomma, da 10 anni ognuno di noi ha intrapreso la propria strada, però la cosa che è rimasta bellissima è un'amicizia, insomma. Hai lavorato anche in importanti produzioni internazionali come To Rome With Love di Woody Allen o Third Person di Paul Higgs. Esiste una differenza fra il cinema italiano e straniero? Nel senso, si vede veramente, si percepisce una potenza economica maggiore del cinema americano? Sì. purtroppo per fare il cinema ci vogliono dei soldi, perché se no non lo fa il cinema. Soprattutto il cinema che fa sognare, il cinema che è in grado di ricreare dei mondi, il cinema che è in grado di portare dei temi e ingrandirli per renderli universali. Noi siamo bravissimi ad arrangiarci, dico io, no? Da sempre, insomma, l'arte di arrangiarsi è italiana, dal neorealismo in poi. Nel cinema, naturalmente. Aspetto che passa. La differenza sta nei grandi mezzi che hanno e soprattutto in i grandi mezzi nel cinema equivale tempo, e quindi per fare una scena ci vuole tempo per far salire le temperature fino al giusto della scena, per prendere confidenza con gli altri attori, per far finta che sia tutto vero ci vuole tempo. Americano. Americano? Monica, hai un fidanzato americano. Congratulazioni. Non ti avevo detto di non venire? Americano, hai una sorella? Sì, la prossima volta la porto con me. Ecco qua. Non piaccio al tuo fidanzato. Non è il mio fidanzato. Non è il tuo fidanzato, ma mi ha portato 10.000 euro. 10? No. Tu hai detto 5. 5? Monica è così. Prova a pagare la metà anche per riavere la figlia. Senti, non so cosa succede qui, ma io ero d'accordo per 5. Non ne pago 10. No, tu no. 10 era il prezzo per lei. Tu non sei lei. Per te sono 25. Cosa? Dov'è mia figlia? Ma stiamo scherzando. Mi vuoi far incazzare ancora di più? Ma lo vedi che succede? In una sua intervista ha dichiarato che ti piacerebbe interpretare un ruolo femminile. Vale sempre questa situazione e ci sono ruoli femminili in ottica futura? No, purtroppo ancora non ci sono ruoli femminili in un'ottica futura. Mi piacerebbe interpretare un gay, un omosessuale, mi piacerebbe interpretare la parte femminile del mondo, diciamo. Mi piacerebbe molto interpretare un omosessuale, perché penso che ci sia, nonostante ci diciamo tutti quanti che siamo nel 2020, che siamo globalizzati, che siamo moderni e contemporanei, però c'è ancora tanta ignoranza, tanta violenza, tanta chiusura rispetto all'omosessualità, sia maschile che femminile, naturalmente. Quindi
Anche per questo motivo mi piacerebbe un ruolo, sì, di questo tipo.